La vita volge al tramonto, che avventura! Don Giuseppe Sbuttoni racconta in un libro i suoi 45 anni di sacerdozio. Sono passati in fretta, commenta, anche perché sono stati molto intensi. Dopo l'esperienza con gli scout è arrivato a Mortizza, parrocchia che regge da 35 anni. I fedeli sono sempre meno, l'impegno del sacerdote 73enne, originario del Parmense, è dedicato in gran parte a chi è in difficoltà. Decine le donne salvate dalla strada, centinaia le persone aiutate con i viveri e con la ricerca di un lavoro. Passano le persone che hanno difficoltà, passano gli ultimi, gli stranieri. Praticamente faccio il parroco un po' del paese e una gran parte di chi è in difficoltà. Ho sempre trovato lavoro a tutti, però non tutti hanno saputo conservarlo. Ma vorrei dire che i paesi, le frazioni, finché hanno un sacerdote residente, buono grammo, giovane o vecchio, possono essere contenti. Quando poi restano le chiese vuote, non è così simpatico, perché non hanno più un riferimento. Qui, quando vengono perché gli è mancato un familiare o perché hanno una grave difficoltà, mi trovano sempre. Le offerte per la parrocchia scarseggiano e così, per pagare le bollette, il parroco ha ideato le pizzate del fine settimana. A Bosco dei Santi c'è un parco giochi, c'è il salone, la canonica è viva, ma come fare per far tornare i giovani in chiesa? Io non saprei, perché l'esempio di non chiedere soldi, di non imbrogliare, di non fare del male a nessuno, ho cercato di darlo. E si spera che con questo esempio, questa testimonianza della chiesa, e la chiesa povera possa essere di aiuto.